Regione Abruzzo al lavoro per garantire al più presto la riapertura di attività che sono rimaste chiuse anche con l'avvio della fase 2. In particolare centri estetici e parrucchieri restano sotto la lente d'ingrandimento. Siamo in attesa, perché così ci è stato assicurato, che tra mercoledì massimo giovedì uscirà il protocollo nazionale sulle misure di salvaguardia. Noi abbiamo già un protocollo che stiamo verificando con altre regioni. Proprio stamattina parlavo con il collega delle Marche, che anche loro diciamo sono in linea con quello che vogliamo fare noi per il 18. Stiamo verificando i due protocolli in attesa di ulteriori indicazioni. Così la stessa cosa faremo per il bar, la stessa cosa faremo per la ristorazione. Di concerto con l'assessore Campitelli, la regione mantiene l'iniziativa sul fronte balneatori. La stagione è alle porte e dovrebbe ripartire il 1° giugno. Incontri in settimana sono comunque in agenda. Fine settimana convocheremo una riunione importante con i sindaci e con la capitaneria di porto per vedere se alcune nostre idee, se alcune nostre iniziative possono essere o magari quelle che ci vengono proposte dai sindaci, che già stanno anch'essi lavorando sui vari territori, possono collimare con quelle che sono le esigenze anche della capitaneria di porto, che comunque è quella che poi farà i controlli e dovrà garantire la sicurezza sulle spiagge. Febbo poi torna sulle polemiche del 1° maggio e le persone che si sono riversate sulla riviera di Pescara. Dalle notizie che vediamo è successa la stessa cosa, anzi se non peggio, a Bari. Ho visto immagini molto più brutte a Roma. Devo dire che però anche il comportamento di un governo nazionale che anticipa alcune iniziative, prima il 27 aprile, poi il 4 maggio, poi l'11 maggio e poi il 18, poi improvvisamente il 26 si fa una conferenza stampa dove si dice fermi tutti, si comincia il 1° giugno. Anche questo disorienta, anche questo crea quell'attesa che poi sfoga in cose che magari non vanno bene.